Val Pineto, il derby dell'Aragona contro la Vastese, a decidere la contesa il 12° sigillo stagionale di Tomassini nel finale di primo tempo. Gli aragonesi, colpiti nel loro momento migliore, non sono capaci di sfruttare la superiorità numerica nella ripresa ed escono tra i fischi dei propri tifosi. Montani ritrova Stivaletta a centrocampo con Capellupo e Palestini e si affida alla velocità e all'estro del tridente composto da Fiore, Leonetti e Cicerello. Amaulo recupera in cabina di regia Marianeschi, rientrato dalla squalifica, inserisce dal primo minuto Marini e Antonicelli in luogo di Mazzei e Camplone e conferma il tridente con Cruz, Tomassini e Fratangelo. In avvio la Vastese si fa preferire, sembra più motivata e vivace, soprattutto grazie alle accelerazioni di Stivaletta che mette in apprensione la difesa. Al 18° il primo vero squillo del match con la pregevole girata al volo di Del Duca e l'altrettanto bella risposta di Amadio che con un gran colpo di reni alza sulla traversa. Al 27° intanto Pomante, che in precedenza aveva avuto uno scontro di gioco con Del Duca, è costretto ad uscire dal terreno di gioco per poi rientrare con una vistosa fasciatura alla testa. Il Pineto soffre la velocità degli avanti aragonesi che sfiorano nuovamente il vantaggio al 36° quando Leonetti apre per Fiore, la conclusione del capitano biancorosso sorvola di poco la traversa. Insistono i padroni di casa, ancora Fiore, e due minuti più tardi si incunea in area e fa partire una sorta di tiro cross, provvidenziale l'intervento in chiusura sul primo palo di Della Quercia. Gli ospiti faticano negli ultimi 16 metri, fanno movimento con Fratangelo ed Esposito, ma non riescono ad impensierire concretamente la difesa di casa. Al 42° ancora Vastese, bella combinazione Stivaletta-Palestini-Leonetti con il bomber che al momento del tiro spreca spedendo alle stelle. Nel momento migliore della Vastese però arriva come una doccia gelata il vantaggio del Pineto. Al 47° Esposito se ne va sulla sinistra e calcia teso un cross sul quale non riescono ad arrivare né Cruz né Tomassini. L'azione continua dalla parte opposta, la palla viene rimessa in mezzo e sul primo palo trova la deviazione vincente del bomber biancazzurro. Beffa per la Vastese che nonostante un buon primo tempo va a riposo sotto. Ad inizio ripresa l'episodio che potrebbe cambiare gli equilibri del match. All'11° Pomante commette fallo su Leonetti e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata, finendo anzitempo sotto la doccia e lasciando i suoi in inferiorità per tutta la ripresa. Amaulo corre subito ai ripari e ridisegna la squadra. Fuori Cruz, Marini e Fratangelo, dentro Orlando, Pietrantonio e Massa per un 4-4-2 che consente maggiore copertura. La Vastese cerca di approfittare dell'uomo in più ma spreca l'occasionissima del 26° con Leonetti che tutto solo di fronte ad Amadio pasticcia, favorendo il recupero dell'estremo biancazzurro. Nella fase centrale della ripresa le due compagini calano, anche Montani inserisce forze fresche richiamando Stivaletta e Cicerello per Sciba e Conè, ma il Pineto organizzato e compatto non rischia più niente, mentre dalla tribuna rumoreggia il pubblico di fede biancorossa all'indirizzo di società e giocatori. La partita si innervosisce e nel finale si ristabilisce la parità in campo quando Leonetti per proteste rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione. Ultimo sussulto del match, la punizione di Capellupo respinta coi pugni da Amadio. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio che premia un Pineto non spettacolare ma cinico ed organizzato, capace di soffrire e conquistare il 6° risultato utile consecutivo tornando in lizza per il playoff. Sconfitta pesantissima per la Vastese che scivola ad un passo dai playout ed esce tra i fischi. Dopo qualche minuto dal termine della gara la Vastese comunica con una nota ufficiale l'esonero del tecnico Fabio Montani. Già da domani i dirigenti torneranno a riunirsi e a confrontarsi per l'affidamento della futura conduzione tecnica. L'unico a parlare è il tecnico biancazzurro Daniele Amaulo. Mister Amaulo, una vittoria importante, 3 punti pesantissimi che riportano il Pineto in zona playoff, una partita combattuta dove nel primo tempo forse eravate andati anche un po' in difficoltà. Sì, 3 punti fondamentali, come ho detto sempre, dovevamo fare più punti possibili per arrivare nelle posizioni di media alta classifica per giocarci le nostre chance nel mese di marzo. L'abbiamo fatto, siamo lì, adesso è il momento un po' di darsi un obiettivo,
ci vorremmo provare fino alla fine come abbiamo fatto l'anno scorso. In questo momento la vittoria ti dà ancora quella convinzione, motivazione e entusiasmo in più. È stato difficile, non bisogna nasconderlo, perché nella prima frazione abbiamo sofferto, ci siamo fatti sorprendere su un paio di calci piazzati, abbiamo preso delle ripartenze, sicuramente qualcosa non ha funzionato per il verso giusto, però devo fare un plauso alla squadra quando è rimasta in 10. Quindi 10 contro 11 siamo stati ordinati e la Vastese non ha avuto un'occasione da gol, tranne qualche uscita del nostro portiere, che siamo stati perfetti da quel punto di vista tattico e abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. Questo è il segno importante per la squadra che, come hai detto prima, lotta, ci crede, legge un po', vive tutta i 90 minuti con entusiasmo, interpretazione, con convinzione. E poi arriva il notaresco che ha battuto il Francavilla oggi. Ma il notaresco ormai non si nasconde più, in realtà è importante, con merito, sta dall'inizio del campionato, è terza in classifica, terza, quarta, quindi un grande merito all'allenatore, alla società e a questa squadra che è andata oltre le proprie, diciamo, previsioni. Adesso l'affrontiamo domenica in casa, sarà un bel derby, sì, domenica dopo, quando alla ripresa, sarà un bel derby combattuto e va bene, adesso stacchiamo la spina questa settimana, poi la prepareremo al meglio come richiede una partita di questo tipo.